domani non è vero che è tutto già scritto. Vi vogliono dire che è tutto già scritto per tenervi lontani dai seggi. Vogliono continuare a creare un meccanismo per cui la politica non serve a niente. Se credete che questa partita sia la nostra partita, se credete che questa sia la volta buona dove girar pagina, se pensate che sia arrivato il momento di iniziare finalmente a ridare speranza all'Italia, io vi chiedo nelle prossime 24 ore di non stare alla finestra. Vi chiedo di andare a cercare in casa, nel condominio di casa, le persone che secondo voi possono essere interessanti. Dice, ma come? Andiamo a rompere le scatole al vicino di casa? Se ci credi, sì. Se credi che questa sfida non sia la partita di Matteo, ma sia la partita in cui ciascuno di noi torna a essere un cittadino e non soltanto un codice fiscale, vi chiedo di andare a suonare il campanello al vicino di casa, magari non la mattina presto alle 6:30, se no questo butta grillo tutta la vita. La politica nuova ha un nome e un cognome. Speriamo da domani sera. Matteo Renzi! Come la domani sera c'è con Prodi, gli ha fatto cambiare lei idea, l'ha convinto lei a votare. Chi conosce Prodi sa che si convince sempre da solo. Grazie. Perché Berlusconi e Grillo sono due che a governare non sono bravi, uno ce l'ha anche dimostrato in 20 anni, ma a fare opposizione e a fare campagna elettorale sono spesso molto più bravi di noi, perché noi siamo stati per 20 anni subalterni a loro, ci siamo fatti dettare l'agenda, ora tocca a noi dettare l'agenda di questo paese.